Abbiamo visto il nuovo libero Kals, che deve far dimenticare l'ombra di Beckenbauer. Ecco Fox in azione, è stato il nostro Bettega al limite dell'area a contenere il suo cross e a deviare in fallo laterale. Per la rimessa in gioco è Bonhoff. Il colpo di testa di Tardelli, la palla fuori area. Il disimpegno di Benetti, Bettega. Ecco intervenire anche Zaccarelli. Folata di contropiede, Graziani, Zaccarelli quasi al tiro. Intervento risolutore di Rösmann. Fermata questa azione di contropiede italiana al primo minuto di gioco. Bonhoff, Fox, poi Beer, ecco l'altro terzino Titz. Questa è la nuova Germania che Schön porta in Argentina. La formazione tedesca è sicuramente qualificata in Argentina in quanto è campione del mondo. La nostra squadra è piazzata bene, ma ancora sulla nostra strada ci sono la Finlandia sabato prossimo a Torino, l'Inghilterra a Londra il 16 novembre e poi il 2 dicembre ancora in casa il Lussemburgo. Bettega ha ricevuto da Graziani, tenta il tiro. Kals, il libero, mette in calcio d'angolo ed è nostro il primo calcio d'angolo della partita. Al terzo minuto. Va a batterlo Antognoni. Oggi con il numero 10. Molto insidioso. Vicino al portiere Maier, anche forse se non volontario, il calcio d'angolo di Antognoni ha provocato il primo intervento del portiere Maier. Ecco Beer, Ditz, Floe. Floe è l'unico punto dubbio della squadra tedesca, infatti molti tecnici avrebbero consigliato a Schön di inserire al suo posto Hülsenbein. Floe gioca con il numero 8. Ecco Beer che lancia al tiro Fischer, tiro molto insidioso, è stato Zaccarelli a disturbare Fischer al momento del tiro. Tiro che è andato alto, ma comunque era molto pericoloso perché effettuato in corsa e con notevole potenza. Quadrato il nostro portiere, ecco il rinvio di Zoff e siamo al quinto minuto del primo tempo. Il colpo di testa di Facchetti, Zaccarelli mette la palla a terra, cambia gioco sulla destra, stop di Ditz che evita il ritorno di Causio, triangolo con Bonhoff, Antognoni. Dopo la deviazione di Zaccarelli, passaggio a Causio, troppo largo, persa la palla da Causio, avanza Bonhoff, respinge Facchetti, completa l'azione difensiva Benetti, Causio si sposta sulla sinistra. Apertura di Causio per Tardelli, c'è un attimo di incomprensione fra i due. Causio ha lanciato Tardelli nell'attimo in cui il nostro terzino che si era lanciato in avanti si era fermato, persa l'occasione Floe, Folkert, Fox, Gentile ha recuperato bene per fermare l'ultimo passaggio di Beer su Folkert. Cercano gioco in queste prime fasi le due contendenti, stanno aggiustando i collegamenti. Fallo su Bettega, calcio di punizione fischiato, il fallo l'aveva commesso Fox. Punizione battuta da Facchetti. Colpo di testa di Kals, recupera Tardelli, il passaggio in avanti è fermato ancora da Rösmann. Poi ecco ancora Kals ed ecco il terzino Ditz. Naturalmente la partita è amichevole, però è preziosa esperienza
la potenza della squadra avversaria per i nostri giocatori che sabato prossimo a Torino dovranno incontrare la Finlandia in uno degli incontri che è anch'esso decisivo per la nostra partecipazione alla fase finale dei mondiali in Argentina nel giugno prossimo. Il lancio per Floe, lo scatto di Fischer che ha anticipato Mozzini. Ecco Fischer, effettuato un gran tiro che è passato vicinissimo all'incrocio dei pali della nostra porta. Un lieve sorriso abbiamo intravisto sulla faccia di Helmut Schön. Il tiro di Fischer, il nuovo cannoniere tedesco, al settimo minuto del primo tempo. Folkert, ecco la rovesciata di Mozzini in gioco pericoloso che ha fermato Fischer. Calcio di punizione indiretto in area. Se la camera inquadra i piedi dell'arbitro Rion, si vedrà che la palla è proprio sulla linea, forse qualcosa dentro l'area. È un calcio di punizione indiretto. Floe sulla palla, invece è stato lanciato Ditz che a sorpresa ha fatto partire una grande portata che è passata un paio di metri sulla destra del portiere Zoff. Il tiro di Ditz all'ottavo minuto del primo tempo. Abbiamo rivisto al rallentatore il passaggio a sorpresa di Floe per Ditz che si è presentato al tiro da un 20 metri abbondanti, tiro che ha mancato il bersaglio passando sulla destra del palo di Zoff. Il passaggio al centro di Folkert è sbagliato, lo conquista Bettega. Apertura di Bettega per Causio che passa al centro a Graziani. Graziani, esce il portiere Maier. Impresa mentre Graziani, che ha ricevuto il passaggio leggermente arretrato rispetto alla posizione dove si trovava, non è riuscito a trovare la coordinazione per controllare la palla. Floe, il terzino Fox, il capitano dei bianchi di Germania, lascia Rummenigge. Mozzini ha abbandonato per un istante la guardia di Fischer, è andato a chiudere il tiro probabile di Beer. Rimessa in gioco ancora di Floe, che forse per giustificare la scelta del suo commissario tecnico si sta dando un grande affare. Beer ha fatto proseguire la traiettoria della palla, Facchetti ha messo fuori aria, bel salto di Rösmann. Sul rilancio in avanti è andato a trovarsi in fuorigioco Fischer, il calcio di punizione è affidato a Facchetti. Colpo di testa è stato di Fox che si è aiutato irregolarmente sulle spalle di Bettega. Ed ecco la nostra panchina, abbiamo visto il professor Vecchietta, accanto c'è Fini, sulla destra Berzot. La federazione italiana è qui con il presidente Franco Carraro, con il segretario generale Dario Borgogno, Antonioni, Benetti, fermato Benetti dall'intervento di Floe, prosegue Antonioni su Causio, triangolo su Antonioni ancora, fermato dal libero Kals. Ripartono i tedeschi con un suggerimento di Floe su Fischer, lotta su di lui Mozzini, la palla rimane a Fischer che fa intervenire Folkert, va via in scioltezza Folkert, spallata con Causio, calcio di punizione in favore della squadra tedesca per ostruzione da parte di Causio, calcio di punizione indiretto, sempre Floe a battere la punizione. È stato Facchetti a spuntare nella mischia
sull'insidiosissimo calcio di punizione di Floe. È stato il libero Kals. Ecco il cross di Rummenig, bello il colpo di testa in scatto arretrato di Fischer, che passa alto sulla traversa. Un bel colpo di testa, meritava probabilmente il replay. Eccolo infatti. È di Beer il cross. E vedete il bel colpo di testa di Fischer, che si è lanciato a ritroso sul cross del compagno, che era arretrato rispetto alla posizione che il centravanti aveva assunto in quel momento. Sul colpo di testa di Tardelli va a terra Graziani, sull'intervento un po' violento di Rüsman, che l'arbitro non ritiene di punire. Folkert, Causio ferma d'intuito il passaggio che era diretto a Kals, che si era liberato in avanti sul fallo laterale provocato da Folkert. Rimessa in gioco di Gentile. Causio, controllato da Diz, si è portato la palla in fallo laterale. Floe, Rüsman, Fox, il lunghissimo lancio ancora per Floe, sul quale si trova Antognoni. Il cross è effettuato da oltre la linea di fondo, rimessa in gioco da parte della nostra squadra. Vediamo la frequenza con la quale il libero tedesco si inserisce nelle trame di centrocampo e addirittura in quelle offensive. Il rinvio di Zoff è perfezionato da Tardelli. Floe, riuscito il triangolo, ora è Beer che fa venire avanti Diz. Punta molto sulla velocità la squadra tedesca in questa prima fase di gioco, siamo giunti quasi al quarto d'ora, mentre la nostra squadra si limita per ora a contenere. Il colpo di testa e poi il colpo di tacco di Floe, ma la palla è conquistata da Causio, della toglie in gioco pericoloso. Un avversario, poi viene Benetti, si scontra con Floe, fallo laterale per la squadra tedesca. C'era stato un intervento in gioco pericoloso nettissimo di Diz. Fallo di Gentile su Folkert, calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Tiro da fermo è di Bonhoff. Il suo tiro buca la barriera, ma giunge abbastanza tranquillamente davanti a Zoff. Ritorna Benetti in avanti. Bettega. Bettega. Il lancio è a Graziani. Stop al limite dell'area del libero Kals, mentre lo stopper Rüsman stava seguendo Graziani sullo scatto. Rummenig riconquista la palla, Antognoni che viene spinto alle spalle, ma l'arbitro non fischia, anche perché la palla è rimasta a noi. Tardelli, Antognoni, il passaggio era Tardelli che si era improvvisato alla sinistra, intercettato dal tedeschi, riparte Rummenig. Bello il dribbling di Rummenig, ha davanti a sé solo Facchetti, salta anche Facchetti, si scontra con Zaccarelli, va a terra Rummenigge, l'arbitro non fischia, anzi fa segno a Rummenigge che ha simulato il fallo gettandosi a terra. Graziani, passaggio indietro ad Antognoni che deve faticare a mantenere il possesso della palla, ci riesce dopo aver servito indietro Tardelli. Ora è Facchetti che viene in avanti sulla sinistra, raso terra verso Graziani, il passaggio di Graziani a Zaccarelli che in scivolata riesce a servire Bettega, va a terra Bettega ma riprende Benetti, lancio sulla destra per Gentile, cross di Gentile, colpo di testa di Graziani già oltre la linea di fondo.
La partita è interessante in questa prima fase, fanno più gioco i tedeschi a centrocampo, spingono anche un po' di più. Il contropiede italiano comunque è assai insidioso e portato con intelligenza, anche se non riesce a raggiungere comodamente la zona di tiro. Ecco ancora elaborato il lancio sulla sinistra per Folkert, che raggiunge la palla, riesce a metterla in centro, colpisce la palla Facchetti all'ingresso dell'area di rigore, poi Gentile ancora in fallo laterale. Rimessa in gioco di Bonhoff. Lunghissima, colpo di testa di Mozzini, poi di Tardelli, poi perfeziona tutto Benetti mettendo fuori area, ma va a raggiungere la palla Kals. Beer, la rovesciata di Tardelli sul lancio di ritorno a Kals, il passaggio indietro di Graziani a Causio. Avanza Causio, c'è solo Graziani davanti a lui, ecco lanciato Graziani, fallo di mano di Rüsman, punizione in favore della squadra italiana. Bettega ha ricevuto da Causio, servizio per Graziani, fa da torre Graziani, indietro per Zaccarelli, raccoglie Antonioni, finta e servizio arretrato per Tardelli. Benetti, Causio, perde la palla Causio, ritarda un pochino il contropiede tedesco questa volta per Rummenigge, Floe tenta il tiro da lontano, ribatte Zaccarelli, in scivolata Fox, Rummenigge, Bonhoff a spiovere verso Zoff, colpo di testa di Gentile in calcio d'angolo per evitare l'intervento di Folkert che era alle sue spalle. Primo calcio d'angolo anche per i tedeschi, 18° minuto del primo tempo, Italia e Germania 0-0. La partita allo Stadio Olimpico di Berlino. Dalla bandierina Bonhoff. Schiaffeggia la palla Zoff, poi ha allontanato Zaccarelli, corre Graziani, colpo di testa indietro di Kals e l'intervento di Maia. Ecco ancora Kals, ha la maglia di Franz Beckenbauer, ne ripete il grande movimento sul campo, anche se ovviamente con ben altro stile. Fox, Rummenigge, Beer, Antonioni, Graziani, molto contratta la squadra italiana, Antonioni che deve andare avanti da solo perché non sa chi passare la palla, Diz commette fallo su Antonioni, c'è il calcio di punizione in nostro favore. Zaccarelli e Causio, palla a spiovere di Causio, Bettega, traversa di Bettega che aveva saltato il portiere Maier. Prosegue l'azione Benetti, malinteso con Tardelli e palla in fallo laterale. Non sappiamo se rivedremo adesso il pallone di Bettega che aveva saltato Maier. Niente, il replay non arriva. È di Bettega, la prima palla gol autentica della partita al 20° minuto del primo tempo. Su servizio di Causio a spiovere, eccolo, forse lo rivediamo. Ecco sì, Bettega stoppa con il petto, tira, tocca Maier e la palla va sulla traversa. Quindi la traversa è stata colpita su deviazione di Maier sul tiro di Bettega da distanza ravvicinata.
Nuovo cross di Gentile questa volta, la palla colpisce Diz, cambia traiettoria e viene contenuta e portata fuori area dal libero Diz. Dal libero Kals. Ecco Beer. Sbilanciata in avanti a sviluppare la sua pressione, la squadra tedesca rischia, ed è un po' la sua prerogativa di sempre, di essere trafitta nelle retrovie allargate. È la prerogativa, e non sappiamo se definirlo un difetto tattico o un pregio agonistico. Di Tardelli il cross, non riesce bene, ha colpito Tardelli la palla molto debolmente. In aria c'erano Graziani e Bettega, riesce facile il rilancio, colpo di testa di Facchetti, Folkert ha raccolto, l'apertura per Rummenigge, tiro cross di Rummenigge deviato in calcio d'angolo da Tardelli, è il secondo tiro dalla bandierina per la squadra tedesca, 23esimo minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Dalla bandierina anche questa volta Bonhoff. Parazov, dopo una deviazione di Rummenigge sul calcio d'angolo di Bonhoff. Ecco che la rivediamo. Calcio d'angolo, vedete Rummenigge in tuffo, devia la palla e Zoff, che la vede spuntare in mezzo a una mischia, si getta a terra mentre arrivano ad insidiarlo Floe e Bea. Il gioco è ripreso, Benetti, lancio su Graziani, duello di Graziani con Kals, alla meglio Graziani una seconda volta mentre Kals lo trattiene, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Mentre Calze e Graziani in un lungo duello si erano tolti la palla ripetutamente l'un l'altro. Punizione di Causio, servizio indietro per Tardelli che lascia partire un tiro, ribatte il tiro in area Rüsman, mentre Graziani era terminato in fuorigioco. Battuta dei tedeschi, già la punizione per il fuorigioco. Ecco in avanti Beer, poi Floe, poi Bonhoff, poi ha il terzino Diz che si inserisce a sorpresa, rincorso da Causio, scambio con Fischer, Facchetti va a chiudere la strada al terzino Diz che si preparava al tiro. La rimessa laterale è stata di Folkert, Bonhoff, Floe, Folkert, fermato da Gentile mentre viene in avanti Causio, fallo su Causio, l'ha commesso Bonhoff. Battuta la punizione, Causio. Lunghissimo il lancio per Antognoni e c'è un coraggioso ma rischiosissimo passaggio indietro di Rüsman al portiere Maier che mette fuori causa Antognoni ma rischia di creare alla sua squadra una situazione estremamente difficoltosa. Con Rummenigge riviene avanti la Germania, scambio Rummenigge-Beer, ha intercettato Facchetti chiudendo il triangolo, Facchetti che adesso viene in avanti, ha scambiato con Graziani, riconquista un difficile pallone Benetti, l'ha fermato Mozzini, lo rimanda in avanti Tardelli, c'è stato un fallo di mano di Rüsman, giustamente l'arbitro non ha fischiato perché la palla è rimasta a Graziani che comunque riceve adesso un attacco da parte di Rüsman. Battuta la punizione, in acrobazia libera Floe, la palla rimane a Benetti, adesso ad Antognoni, Causio,
Va a terra Causio su intervento di Bonhoff, non troppo regolamentare, ed ecco un lancio ancora su Folkert, fermato da Gentile che libera in faro laterale. Di Floe la rimessa. Sembrava che Gentile questa volta avesse ricevuto e non fatto l'intervento irregolare. Ad ogni modo l'arbitro fischia il calcio di punizione. Fallo di Gentile su Folkert, il tiro da fermo affidato a Floe. Spiove la palla davanti a Zoff, la colpisce Rummenigge e la mette sul fondo. La rimessa di Zoff al 27esimo minuto con le squadre sullo 0-0. C'è un fallo di Graziani, nettissimo, commesso ai danni di Rüsmann, giustamente punito dall'arbitro, battuta la punizione dai tedeschi. Graziani si era aiutato un po' spingendosi per fare sua la parabola che riceveva dai retrovie. Kals si è liberato per il tiro, invece che di potenza ha tirato d'effetto, chiamando Zoff a non un difficile intervento sulla sinistra. È stato Kals, per nulla intimorito di essere stato scelto a rimpiazzare il ruolo di Beckenbauer. Anzi, qualcuno aveva suggerito a Schön di richiamare Beckenbauer per questa partita o anche per altre della nazionale germanica, ma Schön ha ripetuto più volte che Beckenbauer, per quanto lo riguarda, può rimanere dov'è, cioè può giocare in America con i Cosmos, in quanto dopo aver rinunciato a giocare con la squadra nazionale tedesca non deve essere richiamato. Bello spunto di Tardelli, abbiamo visto, che era stato controllato da Beer. Il cross di Tardelli è risultato anche questa volta corto. Tardelli era contrastato dall'avversario. Ora vediamo cosa riesce a fare la Germania in questo nuovo affondo di Beer. Fallo di Antognoni su Beer, calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Battuto anche questa volta da Floe. Fischer è saltato su di tutti, ma non era in condizioni di deviare verso la porta di Zoff, infatti il suo colpo di testa ha fatto proseguire la traiettoria della palla in una zona vuota dell'area di rigore. Il rinvio di Zoff, Bettega fa rimbalzare la palla, la colpisce di testa Causio, poi su Causio intervengono due avversari, si trattava di Fox e Ditz. Punizione in favore della squadra azzurra. Benetti, Bettega, è stato Fischer in posizione arretrata a rinviare. Adesso la Germania riparte velocemente in avanti con tutti i suoi uomini. Servizio per Rummenigge, colpo di testa di Tardelli. Arriva anche Facchetti ad evitare il calcio d'angolo. Necessario l'intervento di Tardelli per il pallone che stava raggiungendo con una perfetta parabola Rummenigge, pronto per il tiro. Prima il colpo di testa di Tardelli, poi l'intervento di Facchetti, hanno rinviato la palla alla metà campo dove adesso la manovra Graziani. Poi Benetti che apre verso Zaccarelli. Cross di Zaccarelli, peccato, troppo in profondità. Accorre Antognoni e in scivolata Ditz mette in faro laterale. Servizio di Antognoni è per Causio. Traversione di Causio, colpo di testa dello stopper Rüsmann. Riprende Tardelli. Fallo di mano di Beer. Calcio di punizione in favore della nostra squadra a tre quarti nella metà campo tedesca. E siamo alla mezz'ora.
scoccata da poco 0-0 fra Italia e Germania a Berlino. A Tardelli. Ha mancato il colpo di testa Rüsman, che fino a questo momento era stato uno dei migliori. Il suo mancato intervento ha tratto in inganno anche i nostri giocatori, che non se lo aspettavano certo. Perduta l'occasione, Benetti va a chiudere la strada a Floe e causa questo nuovo calcio d'angolo in favore della Germania, che fino a questo momento ne ha calciati tre. Va a battere Floe, questo tiro dalla bandierina è il terzo, la squadra azzurra ne ha calciato uno. Dopo un primo colpo di testa di Fischer, Bonhoff ha tirato ancora verso la nostra porta, ribattuto il suo secondo tiro e Kals ha fatto centro e ha portato la Germania in vantaggio. Ecco il colpo di testa di Fischer, vedete, ha ribattuto Mozzini. La palla giunge dove c'è Kals. Ecco il tiro di Kals, imprendibile per Zoffe a filo di palo. Kals ha segnato al 32esimo minuto. La Germania in vantaggio per 1-0. 32. Minute, Spielstand 1-0. Con un gol segnato dal suo libero, Kals su azione susseguente a calcio d'angolo. Ecco il cross di Antognoni. Colpo di testa di Fox, palla fuori area, rimane ancora la palla alla Germania. Con queste folate avanza Fox. L'apertura per Diz. Fallo di Antognoni, che viene ammonito. Su questa ammonizione di Antognoni pesa forse non tanto quello che il giocatore ha fatto in questa partita, per la verità del tutto corretta, quanto il ricordo dell'ammonizione prima e dell'espulsione di 10 giorni fa di Antognoni nella partita a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. Calcio di punizione in favore della squadra tedesca e ammonizione di Antognoni. Triangolo con Floe. Fallo di Floe su Antognoni e calcio di punizione in favore questa volta dell'Italia. La Germania è passata in vantaggio al 32esimo minuto con un tiro di Kals. Ecco, questa volta vedete il fallo su Antognoni. Fallo di ostruzione compiuto da Floe. E l'arbitro, che aveva in precedenza ammonito Antognoni, ha concesso il calcio di punizione alla Germania. Adesso ne concede uno all'Italia, perché Zaccarelli, che si era lanciato in profondità e stava per tirare, è stato strattonato al limite dell'area. L'arbitro, ripetiamo, è il belga Rion. Dopo la nutritissima barriera tedesca vediamo Causio sul pallone. C'è Antognoni vicino a lui. Tiro di Antognoni e la palla sfiora la base del palo su tiro di Antognoni. Il tiro di Antognoni al 35esimo minuto del primo tempo, con la Germania in vantaggio per 1-0 con rete segnata da Kals al 32esimo minuto su azione di calcio d'angolo. Ecco, abbiamo visto adesso il tiro di Antognoni, mentre Facchetti va a chiudere ancora una volta il corridoio che si era aperto davanti all'avanzata di Beer. Floe, Folkert, triangolo con Floe, Folkert, è già la palla fuori, era la palla fuori, è intervenuto Mozzini d'anticipo su Fischer in calcio d'angolo, ma la palla era già fuori al momento del cross di Folkert, quindi rimessa in gioco da parte della nostra squadra e non calcio d'angolo.
Causio. Riesce a servire Gentile che scatta per la prima volta, il nostro terzino riesce a fluidificare. Fallo di Diz che interviene in gioco pericoloso, calcio di punizione in favore della squadra italiana. La batte Causio. Colpo di testa di Rüsman. Poi c'è un fallo di Gentile su Folkert, prosegue l'azione, Causio ribatte ancora fuori area la difesa, poi ha preso Mozzini, adesso Facchetti, Benetti, Bettega, Graziani, Benetti, sfiora la palla Diz, accorre Bonoff, la mantiene in campo e la offre al portiere Maier. Ecco Folkert e Gentile, il duello si ripete dalla parte opposta, Gentile protegge la palla, la fa terminare fuori, Folkert protesta, pubblico naturalmente, fa il tifo per la sua squadra, ha il diritto, ha il dovere anzi di farlo. Cross di Facchetti che si era spinto alla metà campo, perde la palla il nostro attacco ad opera di Rüsman. C'è un fallo di Benetti commesso ai danni di Floe, calcio di punizione è in favore della squadra tedesca. I bianchi di Schön a 7 minuti dalla fine del primo tempo sono in vantaggio per 1-0. Rummenigge lascia il campo a Folkert che si libera bene per il tiro, sulla correre di Facchetti lascia partire il tiro che passa però molto alto e distante dalla porta di Zoff. Comunque il primo piano di Folkert è meritato, anche se la sua espressione tradisce la delusione per questa azione che non ha saputo sfruttare. Folkert. Sul rinvio di Zoff il colpo di testa è stato di Rüsman, ancora una volta. Dall'altra parte il libero nostro Facchetti, il libero tedesco Calze, l'autore dell'unico gol della partita fino a questo momento. Rimanda in avanti ma campanile e in faro laterale il terzino Fox, il capitano dei tedeschi. Per la rimessa in gioco Tardelli verso Bettega. Fallo su Bettega commesso da Fox. La partita riprende con un calcio di punizione in nostro favore. Bettega. E ammonizione anche per Fox per ripetuti falli su Bettega, ammonito anche Fox a 6 minuti dalla fine del primo tempo, ammonizione per Fox, calcio di munizione in nostro favore, l'ha battuto Antognoni, tenta la rovesciata Bettega, prima dell'arrivo di Zaccarelli mette fuori area Kals, corto il rinvio della difesa tedesca. Gentile a Facchetti, spiove la palla in area per Facchetti, più alto di tutti salta Kals, poi tocca Bonoff, poi Floe, poi rimanda in avanti ancora Floe. Rummenigge, dopo l'intervento di Tardelli, sta per compiere una prodezza Rummenigge, è soltanto imperfetto il suo stop con la palla che gli rotola sul fondo. Rummenigge ha recuperato su Benetti, Benetti per evitare il suo marcamento ha dovuto retrocedere. Ecco che arriva Tardelli dalle retrovie, servizio per Causio. Benetti, Graziani, Benetti, entra Benetti in gioco pericoloso ai danni di Kals. Rivela l'arbitro e concede il calcio di punizione in favore dei tedeschi.
Appare buono l'arbitraggio di questo signor Rion, forse un pizzico di severità eccessiva, ma non guasta, meglio severità eccessiva che manica larga. È andato a terra Fischer sull'intervento di Mozzini, calcio di punizione, battuto dai tedeschi, con palla che arriva a Kals, è l'autore del gol, ripetiamo. Causio, Diz lo ferma in faro laterale, rimessa in gioco di Gentile. Causio, perde la palla Causio, riavanza Folkert, laterale per Floe. Rummenigge, Beer, in profondità Beer in area di rigore, non scattano né Fischer che era fermo al limite, né prosegue l'azione Rummenigge sul triangolo, quindi si perde l'azione. In spaccata Diz compie un intervento acrobatico, la palla però va a Bettega. Cambia gioco Causio per Zaccarelli che è libero sulla sinistra. Ancora apertura di Zaccarelli. Colpo di testa di Rüsman. Poi c'è un triangolo. Con gioco pericoloso ai danni di Gentile. Battuta la punizione, cross di Antognoni. Non raggiunge la palla Bettega, anche perché lo ostacola regolarmente Kals. Palla sul fondo, rimessa in gioco per i tedeschi. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Kals, vedete il libero che viene a effettuare un bel cross messo fuori area con ottima scelta di tempo da Facchetti. Riprende Bonoff. Mozzini, Fischer, ha ribattuto Zaccarelli, ancora Fischer, indietro a Diz. Beer, non ha agganciato la palla Floe, facendo naufragare quell'attacco corale tedesco. Adesso la squadra italiana rinuncia al contropiede, preferisce vedere piazzati i suoi giocatori in attacco, si mette le mani nei capelli Bettega ed ha ben ragione, perché era in uno spazio vuoto e poteva essere raggiunto da un lungo rilancio, purché preciso. Graziani, fallo su Graziani da parte di Rüsman, punizione in favore degli azzurri. 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo, 1-0 per la Germania, calcio di punizione di Causio. È alla portata del portiere Maier, che esce bene, para. La palla era diretta a Bettega, molto più distante del portiere, ben piazzato, ma il portiere ha il vantaggio delle mani in area, ed inoltre Maier è uscito molto bene. Fermata l'azione, viene in avanti prima Floe, adesso il terzino Diz, adesso Floe. Kals, Bonoff, grande movimento ma la palla è sempre allo stesso punto, infatti le disapprovazioni del pubblico sottolineano questa azione. Vediamo se sulla destra i tedeschi tenteranno l'affondo, sì, ci prova prima Fox, adesso Kals, ancora Fox, Beer. Tiro di Beer, parata non difficile di Zoff, mentre sta per scadere il primo tempo. Beer. Floe. Gentile, la palla non era diretta all'uomo di Gentile, cioè Folkert, comunque Gentile è andata a raggiungerla, ha rinviato ed è finito il primo tempo. Un primo tempo che termina con i tedeschi, padroni di casa, in vantaggio per 1-0. Il gol lo ha segnato Calze al 32esimo minuto su azione di calcio d'angolo. Comunque la nostra squadra, anche se si è dimostrata un po' troppo timida nelle sue
puntate verso la porta avversaria, non ha giocato male, ha tenuto bene testa ai campioni del mondo, anch'essi in fase di evoluzione, in fase di rinnovamento, e lo 0-1 poteva essere anche contenuto, poteva anche non essere 0-1. Il secondo tempo. La palla è ai tedeschi, questi è Bonhoff, il mediano di spinta, uno della vecchia guardia. Bonhoff viene in avanti, è stato fermato da Mozzini, triangolo corto della nostra difesa, con passaggio poi indietro di Causio a Gentile. Mi pare di vedere un giocatore tedesco che non ha disputato il primo tempo, e infatti dovrebbe trattarsi di Hülsenbein. Comunque il gioco prosegue con questa azione sulla sinistra propiziata proprio da Hülsenbein, che gioca evidentemente al posto di Folkert. Hülsenbein, numero 16, eccolo inquadrato, gioca al posto di Folkert, è l'avversario di Gentile. Porta il numero 16. Calcio d'angolo contro la squadra azzurra. Colpo di testa di Bettega che svetta in area e libera. Non può prendere consistenza il contropiede azzurro perché Folk si è rimesso in gioco. Rummenig tenta un preziosismo. Causio ci riesce anche per intervento di Tardelli. Poi è stato fermato Bettega da un intervento di Floe. Fischer, chiuso inesorabilmente da Mozzini, prima da Benetti poi. Ed ecco Zaccarelli che ha lanciato Antognoni. Antognoni si è liberato di un avversario, non del secondo. Il primo era Calzi, il secondo è stato Titz. Ecco Calze ancora una volta il libero che fa partire un pericoloso cross. Facchetti ancora una volta mette fuori area. Raccoglie ancora e tira Calz. E la palla sorvola la traversa. Senz'altro lodevole questa prestazione del nuovo libero della squadra tedesca, Calz. Direi che è il migliore della sua squadra fino a questo momento, a parte il gol che ha segnato. Mozzini, Gentile, adesso in questa fase la squadra tedesca che è tutta raccolta nella propria area, Causio, Bettega, Graziani, Bettega, il tiro di Bettega è stato ribattuto poi. Un colpo fortunato per noi sul tentativo di rinvio di Behr, la palla ha carambolato sul piede di Benetti e ne poteva venire fuori un tiro che sarebbe stato assai pericoloso per la porta di Maier. Invece è terminato fuori, rimessa in gioco la palla dai tedeschi. Questi è lo stopper. Si tratta di Rüsmann, adesso è il libero, il solito libero che ci ha dato tante preoccupazioni in questa partita, eccolo ancora, Gentile prima e poi l'arbitro fermano un passaggio che era lanciato sulla sinistra per Hülsenbein, ecco Zaccarelli, Graziani, è libero sulla destra Causio, riceve da Graziani. Ecco il cross lunghissimo, lo sfiora e lo mette in calcio d'angolo Bonhoff. Per gli azzurri è il secondo tiro della bandierina, tirato da Graziani. Antognoni, servizio per Tardelli. Tiro di Tardelli, la palla sfiora la traversa.
Rivediamo, perché c'è il sospetto di una deviazione di Maier che l'arbitro però ha negato. Sospetto che rimane dopo il replay. Ad ogni modo la partita è ripresa, ecco le immagini ancora in diretta. Il calcio d'angolo non è stato battuto. Gentile, Causio. Sulla destra corre Zaccarelli, Causio lancia sulla sinistra per Bettega, Fox gli controlla il pallone che Bettega stava cercando di portare a terra per effettuare il tiro. Riparte ancora la squadra tedesca, questi è Bonhoff, tiro cross di Bonhoff con palla che passa molto alta sulla traversa di Zoff. Sono trascorsi 6 minuti del secondo tempo, il punteggio è 1-0 in favore dei tedeschi, rete segnata nel primo tempo a 32esimo da Kals. Sul rilancio di Facchetti entrano in contatto Fox e Bettega. Bettega è andato a terra, l'arbitro era a due passi, non ha ritenuto irregolare l'intervento del terzino tedesco, probabilmente non lo era davvero. Ecco lanciato sulla sinistra ancora una volta Floe, colpo di testa di Mozzini, palla fuori aria per Rummenigge, tiro di Rummenigge e parata di Zoff. Tiro effettuato con estrema facilità di Rummenigge con l'esterno del piede, quasi a sorpresa. Ecco, vedete, trova spazio e poi tira con l'esterno del piede, parata di Zoff. Antognoni va a terra su passaggio, su intervento irregolare alle spalle di Bonhoff, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Tardelli prima e Antognoni poi affidano il rinvio a Zoff. Facchetti dalla parte opposta ha già scambiato con Gentile. Fallo su Graziani. L'ha commesso Rüsman. Eccolo, rivediamo. Impietosamente il regista tedesco fa vedere Rüsman che scalcia Graziani. Si è rialzato Graziani, zoppica vistosamente ma mantiene il suo posto. Calcio di punizione in nostro favore. Antognoni perde la palla, Zaccarelli la riprende, Benetti alle sue spalle, Causio. Sul cross di Causio il colpo di testa di Rüsman più alto di Bettega. Mozzini serve Tardelli, Graziani. Un fallo di mano è stato commesso da Beer per impedire il cross di Graziani. C'è quindi il calcio di punizione che è affidato a Causio. Rummenigge, retrocesso in difesa, liberato, poi c'è il tiro di Causio dall'angolo, visto da dietro il punto dove è stato effettuato il tiro, se ne è vista l'intenzione di Causio ed anche la pericolosità. Eccolo visto dall'altra angolazione e vediamo invece che la palla si è alzata, si è impennata nell'ultima fase ed è passata alta e lontana dall'incrocio dei pali dove voleva indirizzarla, probabilmente Causio. Sono passati 11 minuti di gioco del secondo tempo, il punteggio è sempre 1-0, la nostra squadra è a metà fra le due decisioni tattiche da prendere, cioè o continuare a giocare raccolta, difendere l'1-0 in attesa di momenti migliori, oppure tentare di gettarsi in avanti. Rummenigge. Tentava Rummenigge il triangolo con Elsenbein,
è intervenuto Facchetti commettendo fallo al limite dell'area. Ecco, rivediamo, Facchetti è proprio il numero 6, vedete, per impedire a Rummenigge di andare a raccogliere il triangolo, lo ha fermato con una spallata. C'è il calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Bonhoff sulla palla, Floe leggermente arretrato. Tiro di Bonhoff, appoggiato su Floe, rimpallato dalla nostra barriera il tiro di Floe, calcio d'angolo, ed è il quinto, il secondo della ripresa in favore dei tedeschi. Al dodicesimo minuto va a batterlo Floe. Uscita in presa di Zoff, che raccoglie gli applausi dello Stadio Olimpico di Berlino. Vi dicevo che la nostra squadra è indecisa fra le due soluzioni tattiche della partita in questo momento, cioè continuare la difesa, il gioco piuttosto raccolto in attesa di tempi migliori, di un forcing finale, oppure gettarsi generosamente in avanti tentando di risalire il risultato, ma ovviamente rischiando di subire il raddoppio. Trattandosi di partita amichevole, forse sarebbe migliore la seconda soluzione, ma evidentemente per Beerzot c'è il rischio psicologico di giungere poi in condizioni difficili alla partita di sabato prossimo con la Germania. Di modo, la situazione tattica è sempre quella, la Germania spinge piuttosto in avanti, i nostri tentano rari contropiedi. Rummenigge che raddoppia, questa volta complice anche Zoff. Ha raddoppiato Rummenigge, che si è presentato solo davanti al nostro portiere. Si è tuffato Zoff, credeva forse già di avere toccato la palla, invece gli è sfuggita sotto il corpo. Rummenigge al dodicesimo del secondo tempo ha raddoppiato, rivediamo purtroppo questa azione. Ecco il lancio su Rummenigge da parte di Bonhoff e il tiro di Rummenigge che, vedete, Zoff aveva pensato di avere controllato e che invece gli è sfuggito ed è terminato in gol. Raddoppio della squadra tedesca che ora conduce per 2-0. Fuori gioco di Graziani sulle azioni che sono riprese ed ora viene in avanti Bonhoff, servizio per Fischer e questa volta Zoff si va subito a perdonare l'incertezza di prima, compiendo un capolavoro e deviando in calcio d'angolo il tiro di Fischer, scoccato da non più di 10 metri. Ecco, lo rivediamo, ecco il lancio di Bonhoff a Fischer che sbuca, tira di sinistro e Zoff con un gran volo riesce a deviare in calcio d'angolo per il sesto tiro dalla bandierina dei tedeschi, che ora conducono per 2-0 al tredicesimo minuto. Ha ribattuto Antognoni, va a terra Pettega, Causio, Benetti dovrà fare tutto da solo perché è il più avanzato di tutti, effettua il cross che non può che essere preda della difesa tedesca. È Graziani che imposta questa azione, due interventi di Olsenbein, Graziani mantiene il pallone, poi cerca di passarlo indietro a Gentile che è andato ad aiutarlo, la palla carambola su Olsenbein e giunge indietro a Rüsman. Floe cerca di aggirare Zaccarelli, si porta la palla in fallo laterale. Causio, ci sono ottimi spunti dei nostri giocatori ma quasi mai è affiorato il gioco corale. Ora c'è stato intervento in gioco pericoloso di Mozzini e il motivo di questo calcio di punizione che sta per battere Bonhoff,
L'apertura è su Calze, il libero che sbuca sulla destra, effettua un cross abbastanza insidioso ma troppo alto che termina sul fondo. Inquadratura abbastanza lieta, pensiamo, per Helmut Schön. Si trova sul 2-0 la sua squadra. Ora sta giocando bene l'attacco di Fischer. Ed è Benetti che va a chiudere dopo che Floe stava per presentarsi solo davanti a Zoff. Graziani porta la palla in faro laterale, è un momento di crisi per la nostra squadra. È il momento in cui la Germania sta offrendo la partecipazione migliore alla partita. Bonhoff, tiro da lontano di Bonhoff, molto forte, un vero bolide, nettamente al lato della porta italiana, ecco, lo rivediamo. Un buon tiro. Mozzini. Bettega. Tardelli. Ha evitato l'intervento di Fox con una finta, ha mandato lontano Fischer. Bettega. Molto lento però il nostro gioco. Rinvio di Fox che si scontra con Tardelli. Antonioni getta la palla in faro laterale per andare a soccorrere Fox che si è scontrato con Tardelli. Di spalle vedete Schön. L'ultima vittoria della squadra tedesca su quella italiana è stata ottenuta nel 1939 proprio su questo terreno. Fu un sonante 5-2. Forse per i tedeschi arriva oggi la tanto sospirata giornata della vendetta per il 4-3 della Steca che chiuse le possibilità tedesche del campionato del mondo del 1970, rimandando quella giornata di gioia di 4 anni a Monaco. Fermato Causio dall'intervento di 2 avversari che lo hanno chiuso nella loro morsa. Dopo il secondo gol la squadra tedesca sembra avere conquistato il comando delle operazioni, i nostri non riescono a ritornare in partita come per la verità erano fin dall'inizio. Infatti fino al 2-0 la squadra italiana ha tenuto testa a quella tedesca, sia pure raccogliendosi nella propria metà campo e lasciando un po' troppa iniziativa agli avversari. Ma ricordiamo il palo di Bettega del primo tempo, ricordiamo che il gol tedesco è avvenuto su Mischia. Tardelli, tiro cross di Antonioni molto corto, va a prenderlo Maier lasciandolo rimbalzare a terra, rischiando un po'. 16ª volta. Ruisman ha iniziato un'azione, la prosegue Bonhoff. Tiro cross di Bonhoff, lo lasciano rimbalzare i nostri giocatori. Prima di Hülsenbein interviene Gentile ad allontanarlo in faro laterale. Il 20° minuto del secondo tempo, 2-0 in favore dei tedeschi, mentre nella nostra panchina c'è un gran movimento. Forse è il momento in cui Berzot
penserà alle sue sostituzioni. Intanto siamo in calcio d'angolo, l'ha causato Tardelli, dalla bandierina va al tiro ancora Floe, mentre vediamo che per noi si sta scaldando Pulici, anzi Claudio Sala e Pulici entrambi, quindi probabilmente Berzot provvederà una doppia sostituzione, uno sostituto dovrebbe essere Causio. Abbiamo visto un rinvio di Mozzini, Antognoni, ecco Causio con un lunghissimo lancio verso Zaccarelli che viene spinto lateralmente da Hülsenbein, c'è un calcio di punizione. Tiro di Causio, ribattuto Benetti, anche Benetti è pronto al tiro, ora la palla sul sinistro, preferisce il cross. Era in fuori gioco Graziani, con il fischio dell'arbitro si è visto Ruisman bloccare la palla alta e il brivido si è trasmesso a tutti gli spettatori. Vediamo che Claudio Sala e Pulici stanno per entrare in campo, se non sbagliamo al posto di Causio e Graziani. Comunque ancora nessuna sostituzione. Viene in avanti Hülsenbein, fermato da Mozzini. Lungo lancio di Zaccarelli in una zona dove forse è stato ingannato dalla posizione di Claudio Sala. Ed ecco che entrano in campo Claudio Sala e Pulici ed escono Causio e Graziani, sì, come avevamo pensato. Escono Graziani e Causio, entrano al loro posto Claudio Sala con il numero 16 e Pulici con il numero 17. Due sostituzioni effettuate nella squadra azzurra, una nella squadra tedesca che all'inizio del secondo tempo ha presentato, come vi ho detto, Hülsenbein al posto di Folkert. Le sostituzioni sono tre concordate, compreso il portiere, ma durante la partita i due allenatori possono mettersi anche d'accordo per altre sostituzioni. Bella azione di Bonhoff che è volato sulla destra, ha fatto partire un bel cross sul quale è uscito altrettanto bene Zoff. Zaccarelli ha tentato il passaggio a Pulici, molto bene, è intervenuto Kals ed ora ecco Beer, esce Zoff su Fischer controllato da Mozzini, con i due entrati evidentemente è cambiata anche l'impostazione tattica della nostra squadra che si è portata in avanti. C'è stato un fallo su Bettega, molto netto, non rilevato dall'arbitro. Beer attacca ancora sulla sinistra, Hülsenbein prosegue la sua azione, pallone al centro per Fischer, mette fuori aria Tardelli, colpo di testa di Zaccarelli, poi di Benetti. Claudio Sala, primo pallone manovrato da Claudio Sala, Antognoni, Bettega, il lancio su Pulici che scatta, ma c'è altrettanto ben piazzato Kals. Sempre lui, migliore in campo, eccolo ancora inquadrato da vicino, merita questo primo piano, ha già scambiato ed ecco Floe, Ruisman, Rummenigge, sulla destra è libero Kals, ma Rummenigge fa tutto da solo, si butta a terra come fa vedere l'arbitro, in effetti un fallo contro di lui c'era stato, così come lo aveva subito Bettega poco fa. Da molto pignolo l'arbitro in questo fatto si è trasformato in giudice di manica larga. Scambio Benetti Antognoni, palla in area per Bettega, l'ha colpita invece di testa Ruisman che non giunge in tempo malgrado la buona volontà per evitare il fallo laterale che sta per rimettere in gioco Zaccarelli. Claudio Sala. Dietro Claudio Sala è sbucato Diz,
che lo ha preso in consegna ed è il terzo calcio d'angolo in favore della squadra italiana. Claudio Sala l'ha battuto, un po' di confusione, un po' di sufficienza nella difesa tedesca, comunque finalmente la palla è giunta fra le braccia di Maier che ha rinviato, ribatte Mozzini dalla parte opposta, Antognoni, si stanno portando lodevolmente in attacco i nostri Antognoni, scambio con Pulici, il pallone di ritorno è preso dalla inesorabile testa dello stopper Rüssmann. La partita è bella in questo momento perché le due squadre trovano spazio quando vanno in avanti. Benetti, Facchetti, Antognoni, il passaggio di Antognoni forse era sbagliato in partenza, comunque ha colto casualmente Behr. Eccolo ancora Behr dopo il passaggio arretrato di Kals. Bello lo scatto di Behr, ancora in tuffo Fischer, sfiora la terza segnatura in una delle più belle azioni create dalla squadra tedesca che rivediamo, ecco Behr ed ecco, vedete, il tuffo di Fischer sul quale Zoff avrebbe avuto poco da opporsi. Comunque il pallone colpito di testa dal centravanti avversario è terminato fuori. 2-0 per i tedeschi, siamo al 27esimo minuto del secondo tempo. Rummenigge porta in avanti ancora la squadra tedesca, Fischer indietro a Rüssmann, sulla destra verso Floe, con uno stop si è liberato di Benetti, fallo di Benetti su Floe che comunque aveva conservato il possesso del pallone, Benetti lo ha spinto alle spalle, collabora il guardialinea nel fare assumere alla palla la posizione esatta da dove Floe batte la punizione che spiove ancora davanti a Zoff, tiro di Bonhoff al quale Fischer aveva fatto da torre, rilancio di Kals, Zaccarelli e Behr si spingono l'un l'altro, la palla termina sul fondo, 2-0, perdiamo 2-0 a un quarto d'ora dalla fine, poco più. Con l'ingresso dei due nuovi giocatori la squadra azzurra aveva preso un po' di slancio, adesso sembra già questo slancio essersi esaurito. Un lancio di Tardelli a Claudio Sala che va a occupare la posizione di ala sinistra, ma era in ritardo sulla palla. Fallo laterale, rimessa in gioco è stata di Fuchs, ha toccato Floe, adesso la palla è per Diz. Sulla sinistra va a liberarsi e riceve Rüssmann. Behr, Rüssmann, uno strano passaggio indietro, ma nessuno dei nostri giocatori è nella metà campo avversaria, adesso è davvero male a mio giudizio difendere lo 0-2. Kals mette al centro un bel pallone sul quale ancora una volta Fischer scatta di testa in tuffo e mette sul fondo. Due belli interventi in tuffo di Fischer, una volta con pallone proveniente dalla sua sinistra, adesso proveniente dalla destra. Il primo cross era stato effettuato da Behr, questo secondo è stato effettuato dal libero Kals, il quale non cessa di venire in appoggio ai suoi uomini di centrocampo e di punta. È stato l'elemento vincente della partita. Si può dire che la squadra tedesca ha giocato con un uomo in più. Questo Kals, numero 5, erede di Beckenbauer, che è stato difensore e attaccante allo stesso tempo. Benetti fa il vuoto davanti a sé, Antognoni, tiro di Antognoni che accorcia le distanze. Un bel gol di Antognoni alla mezz'ora esatta del secondo tempo. Ci sono applausi convinti, sportivissimi,
degli spettatori che sottolineano questo gol di Antognoni, che rivediamo, limite dell'area proprio, tiro di Antognoni, accolto sbilanciato Maier, che ha tentato un intervento un po' con la mano e un po' con il piede. La palla è terminata in fondo alla rete, 2-1 adesso è il punteggio, un punteggio che mi sembra più rispondente effettivamente a quello che finora le squadre hanno fatto. Una bella puntata in avanti di Beer, poi c'è un duello fra Claudio Sala ed Hülsenbein con fallo laterale. I spettatori noteranno una differenza luce sui teleschermi. In effetti adesso sono state accese le luci artificiali allo stadio berlinese. Ha riconquistato un bel pallone Zaccarelli, lo ha riperduto Antognoni su intervento molto tempestivo di Fox. Un lancio lunghissimo per Rummenigge, lungo anche per la veloce, ala destra tedesca e fallo laterale per questa rimessa in gioco di Tardelli su Facchetti. Pulici va a terra su intervento di Fox. Pulici e Claudio Sala, ancora un intervento irregolare di Fox in gioco pericoloso a gamba tesa. Tardelli su Claudio Sala. Claudio Sala giunge in ritardo, non può chiudere bene per il cross e manda la palla sul fondo. Dicevo che il punteggio di 2-1 sembra più rispondente all'andamento della partita, infatti non ci sono dubbi sulla legittimità del fatto che la squadra bianca sia in vantaggio, comunque un vantaggio che non doveva essere netto sul 2-0 e per il non eccelso gioco che ha prodotto la squadra tedesca e per quello non disprezzabile che ha prodotto la nostra. Gran buona volontà abbiamo visto fra i nostri giocatori, anche se il gioco corale non si è molto spesso visto, abbiamo mancato d'intesa. Le iniziative individuali sono state quasi sempre contenute ed anche con discreta facilità dalla squadra tedesca. Per fortuna ci ha pensato Antognoni ed ha accorciato le distanze, ora 10 minuti dalla fine, il punteggio è di 2-1. Gentile e Bettega dialogano ed è Gentile che va sulla destra, viene aggirato con un intervento di classe da Kals, che però non controlla dopo la palla nel tentativo di rimetterla a terra. Gentile recupera e mette fuori. Rimessa in gioco di Hülsenbein, Rüsmann, Kals. Ecco, vediamolo ancora questo giocatore che ha segnato il primo gol dei tedeschi, è stato difensore eccelso, attaccante pericolosissimo, centrocampo infaticabile. Rüsmann. Una lunga azione di Rüsmann che ha portato quasi al tiro Fischer. Non ci è riuscito perché l'ultimo passaggio è stato troppo in profondità. Hülsenbein riconquista un pallone per Beer. La squadra tedesca, anche la squadra tedesca sembra essersi fermata. Beer ha ricevuto da Fischer, Beer quasi in posizione tiro, il passaggio indietro per il tiro da lontano effettuato da Kals, ribattuto dalla barriera, era Facchetti che l'ha toccata, ma l'azione prosegue con Rummenigge. Finta che ha successo su Tardelli, ma para Zoff spostandosi in avanti un paio di metri e mandando a vuoto l'altro tentativo di testa di Fischer.
Benetti, Claudio Sala, Benetti, Sala, cross di Sala, colpo di testa di Pulici con pallone che supera la traversa, non è corner come pretende Pulici. Rivediamo, ecco il cross di Claudio Sala, un'azione tipicamente granata del Torino, il colpo di testa di Pulici, e a quanto abbiamo visto aveva ben ragione Pulici a reclamare il calcio d'angolo, perché la palla è carambolata anche sulla spalla di Diz. Calcio d'angolo che non è stato battuto, ora la Germania viene in avanti, è Holzenbein che vediamo in azione, ma anche la Germania tiene palla, vedete, oramai sembra che le ostilità si siano placate, le due squadre in questa partita amichevole hanno fatto vedere quello che volevano, non hanno ottenuto forse molte cose che si aspettavano. Comunque ormai è momento di tirare il bilancio di questa partita amichevole per la nuova Germania e per la squadra italiana che fra 7 giorni dovrà disputare un incontro decisivo sulla strada dei mondiali. Ci hanno fatto rivedere questo calcio di punizione, l'azione del calcio di punizione, poi l'azione susseguente sulla quale Benetti, per evitare il cross di Floe, ha mandato in fallo laterale, e vediamo Floe che tutto sommato se l'è cavata bene. Poi c'è l'intervento, questa volta di Zaccarelli, ancora la rimessa laterale, ancora di Floe. E rinvia Mozzini, ancora una volta in fallo laterale, sempre dallo stesso punto. Mancano 8 minuti alla fine della partita. C'è un po' di malcontento che sentirete sulle tribune per un pubblico che ha assistito ad una partita indubbiamente bella e tirata e che adesso vede improvvisamente cadere di ritmo negli ultimi minuti. Soddisfatta la Germania di avere battuto, se ci riuscirà, noi ovviamente ci auguriamo di no, se batterà l'Italia, e soddisfatta anche la squadra azzurra di avere discretamente figurato e di non avere concesso ai campioni del mondo che il minimo vantaggio. Ma vediamo come va a finire. Claudio Sala si libera bene i due avversari, manda al centro un bel pallone che Fox in tuffo mette fuori area. Riparte la Germania con un lunghissimo lancio, Facchetti va a controllare Floe, lo aggira e rinvia. Gentile. Ha controllato il pallone, poi Antognoni con un bel palleggio lo mantiene. Servizio per Bettega, triangolo bello con Antognoni, sulla sinistra corre Benetti, ecco la palla per Benetti, in area Benetti, tiro in scivolata, calze il libero in calcio d'angolo. Dalla bandierina Antognoni, colpo di testa di Tardelli, bellissimo, che manda, anzi di Bettega, di Tardelli, avevo visto bene, di Tardelli, che manda la palla a sfiorare la traversa, merita di essere rivisto perché sarebbe stato imprendibile. Guardate Tardelli come scatta bene, come colpisce bene, e la palla va ad accarezzare il montante della porta di Maier. Tiro di Benetti prima, colpo di testa di Tardelli. La squadra azzurra sta giocando bene questo finale, è andata addirittura vicino al pareggio. Ora Tardelli, poi Gentile, un colpo di testa di Bonhoff, ferma la traiettoria della palla, la riporta in avanti Kals, Floe, Beer, Fischer, Beer, Rüsman, Floe, Fischer, scatta Fischer in lotta con Mozzini che lo ferma irregolarmente, calcio di punizione in favore dei tedeschi. Comunque tranne quei due tuffi di testa in area non si è visto molto Fischer, e questo naturalmente è merito per Tardelli. Ora 5 minuti dalla fine,
colpo di testa di Tardelli, Pulici, Rummenigge, non riesce il cross di Rummenigge perché Tardelli di forza mette in calcio d'angolo. È 8-4 il conto dei corner in questo momento, a 4 minuti e mezzo dalla fine. Tiro dalla bandierina per i tedeschi, causato da Tardelli che ha evitato un cross di Rummenigge. Dalla bandierina, come sempre, Floe. Bettega rinvia, Claudio Sala alza e poi mette a terra il pallone, lo serve di precisione ad Antognoni. Anche Antognoni si libera molto elegantemente di un avversario e lancia lunghissimo verso Pulici, che era scattato bene, ma altrettanto bene ancora una volta Kals si intromette di testa di giustezza, ha servito il proprio portiere. Ed ora riparte Floe. Rummenigge ancora in lotta con Tardelli. Il suo cross contenuto prima da Tardelli, poi da Facchetti. Antognoni, Claudio Sala, bello il triangolo fra i due. Apertura immediata di Antognoni sulla destra per Gentile. Applausi per questa azione della squadra italiana che va in avanti con Benetti. Deve intervenire ancora una volta in scivolata Fox per fermare la nostra azione, rimessa in gioco di Gentile su Benetti. Pulici, Claudio Sala, Benetti, Tardelli, tiro di Tardelli, parata a terra Di Maio. Buon finale della squadra azzurra. Lunghissimo attacco dei tedeschi e Facchetti sempre piazzato, mentre Zaccarelli era andato a rafforzare, a raddoppiare la difesa su Fischer. Zaccarelli, Tardelli, Antognoni, Benetti. Non riesce ad agganciare Benetti il passaggio di Antognoni e allora riparte Beer, Floe, Fischer seguito come un'ombra da Mozzini. Ancora Fischer dopo che Mozzini ha toccato la palla, ancora una volta gliela toglie Mozzini, riprende Beer, ancora Fischer, Bonhoff, esce Zoff chiedendo la palla ad Antognoni che era andato a difendere la propria area. Zaccarelli, Bettega, apertura di Bettega dalla parte opposta dove c'è Gentile che ferma la palla, la porta a terra. Benetti, lunghissimo Benetti per Pulici, tenta Pulici di fare da ponte su Tardelli, il passaggio non gli riesce preciso, liberano i tedeschi che comunque vedete rafforzano più il centrocampo che tentare come adesso fanno con Beer l'affondo. Beer ha davanti Facchetti che lo ferma, ma la palla rimane a Beer, sulla sinistra va Hülsenbein, Floe, Hülsenbein, Mozzini d'anticipo su Fischer, Pulici anche lui in difesa, Rummenigge gli ruba la palla, Hülsenbein, ancora Hülsenbein dopo lo scambio con Floe, Ditz è il terzino sinistro. Secondi alla fine con la Germania che mantiene il possesso della palla dopo che gli azzurri hanno compiuto nel finale un ottimo sforzo che li ha portati anche vicino ad un pareggio. Ho demeritato, anche se nulla possiamo dire
sulla legittimità della vittoria della Germania, che dal 1939 non gustava la gioia di avere battuto la squadra italiana. Ad ogni modo, gli azzurri hanno tenuto bene testa, i campioni del mondo possono presentarsi con lusinghiere aspettative, con giustificate speranze, al confronto forse decisivo con la Finlandia di sabato prossimo.